Ispettore, oggi abbiamo un caso di smarrimento. Chi è scomparso? È un certo Pasquale Smiriglio di Fuscaldo. Abbiamo qualche sospettato? In realtà sì, abbiamo due indiziati. Va bene, andiamo ad interrogarli. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Usi illecito di armi, possesso di droga e rapina a mano armata. Io? Questo? Sì, proprio tu. Noi stiamo cercando un certo Pasquale Smiriglio, lo conosci? Mai sentito nominare. Vediamo se posso pescarci un po' di idea. Mi dispiace. Sei sicuro? Allora, te lo dico da adesso. Se c'è una cosa che io odio, è essere preso con il culo. Ma io, veramente, mai visto quelle persone. Allora, ti dico brevemente come sono le cose. Tu più ci aiuti e più, diciamo, avrai una vita serena. Se non ci aiuti, sono cazzi tuoi. Vabbè, io avrei visto qui vicino, a Bombineggio. Con chi e perché stai passando da là? Io vendere ciabatte, stavo andando a casa mia. Ah, quindi tu hai un negozio di una bancarella, sì. Un negozio di ciabatte, e quindi l'hai visto passare di lì. Era a piedi o in una macchina o con la Vespa? Aveva la Vespa. La Vespa. Noi sappiamo che aveva già la Vespa. Quindi non sei andato in nient'altro? No, no. Solo lì l'avrei visto. Vabbè, allora ci sono stato utile. Questo primo indiziato non ci ha fornito buoni indizi. Proviamo a interrogare il secondo. Va bene, andiamo. Buonasera signorina. Buonasera. Allora, andrò subito al sodo. Stiamo cercando un certo Pasquale Smiriglio. Lo conosci? No, io essere rumena. Rumena, non so. Non l'hai mai visto? No, mai. Io lavorare sempre. Scusami se insisto, ma ti conviene collaborare? Io non so, io essere rumena, non capire neanche bene, allora, non so. Lavorare sempre io. Dato che so che tu stai vicina alla bancarella di un tuo collega. Sì, però tutto a posto, è tutto regolare. Sì, sì, dopo passeremo con i controlli. E il tuo amico ha già confessato che l'ha visto. Di conseguenza vuol dire che l'hai visto anche tu. Quindi ti conviene parlare. Cosa dovrei dire io? Non lo so, se secondo te sta andando Santa Maria, Paola, oppure... Adesso che ci penso... Una volta l'ho visto, Fuscaldo, dove c'è il mare? L'hai visto? Dove c'è il mare, Marina, Fuscaldo, Marina, con un ragazza bionda. Aspetta, ragazza bionda. Bionda, sì, magra. Ragazza bionda, magra. Sì, erano insieme, passeggiavano, non so. Ok, quindi... al mare passeggiare, ragazza bionda, era alta? Non normale, non ci ho fatto caso, non mi interessava. Sono venuti a fare un giro al mercato, non hanno comprato niente però. Ok, vabbè, questo a me non importa se hanno comprato pure no. Ok, bravo, c'è stata molto utile. Grazie. Arrivederci. Dobbiamo sapere di più su questa ragazza. Io consiglierei di trovare delle foto che li ritraggono insieme. Mi metto al lavoro, ispettore. Schizzo fuoco originale dal sud! A tutta la gente che si ama! Yo! A tutte le bestie della Calabria, dello Salento, di tutta Italia! Giovanni la chiat, sud son system! Come un toro dei narici, perché
piace a chi non ci fai e chi dici. Dico sempre sì, accetto tutti i tuoi capricci, perché mi piace quando mi guidi come una bici. Quando sbrocchi dico quasi a rovina mia, con tu una fisseria tu mi doni benefici. Mi piace il rispetto che porti i tuoi amici, quando dici che le altre sono tutte meretrici. Tu che sopporti e soffri anche se lo nascondi, ma sai che questo è il prezzo della felicità. Tu che mi tiri fuori da quei conosci difetti, ma accetti la mia personalità bella. Perché sei come sei, con quel sorriso sul tuo viso, ti prego non cancellarlo mai. Lo sai, la vita cambierà, qualcosa perderai, ma i tuoi sogni non tradirli mai. Bella come il sole, scaldi l'anima, tu sei la cura, i mali miei. Non sai che fortuna averti incontrato, ora che sei mia non ti lascerò mai. Bella così come sei, in tutto ciò che fai, assorta nei tuoi pensieri, nei desideri di ieri. Abbiamo trovato abbastanza informazioni, non ci resta che risalire alla sera della scomparsa. Ottimo, siamo già alla soluzione. Dite, signori, ho scelto l'inno. Che? Inno. L'inno della serata, sentite. Who let the dogs out? Ma chi l'ha portato? Sì, Alan, hai scelto un ottimo inno. Ehi, tanti auguri. Grazie. Who let the dogs out? 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 Well, the party was nice, the party was bumping. Hey, yeah, yeah, and everybody having a ball. Yeah, until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a pool with shuffle. Who let the dogs out? 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 I see the young people at the balcony. Billy Fongers get out. Get back, Gruffy. Bass Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. I tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, V-I-O. Two Eddie cows calling them canine. Hey, V-I-O. But they tell me, hey man, it's part of the party. V-I-O. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. Who let the dogs out? Who let the dogs Sei invitato al mio party, che si terrà il giorno 11.05.2013 in via Agriturismo Le Fravette, ore 20.30. Firma Pasquale Smiriglio. Ok, casa risolto. Ragazzi! Guardate qua! Oh, la mia macchina fotografica! Sì, era sotto il sedile della Mercedes. Oddio, e ci sono foto? Sì, alcune ben oltre la realtà. No, non ci credo, dammi. Fermi. Guarderemo le foto insieme, ok? Una volta. E poi eliminiamo le prove. Io dico di cancellarle adesso. Ma sei pazzo? Io voglio sapere come sono finiti in ospedale, c'è? Sì, quello c'è. Ragazzi... Una volta. Ci state? Sì, sì. Okay. Oh, buon Dio! Magica! So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.
six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?